Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono di nuovo con Beppe Sound. Non è vero, io non ci sono. Come potete vedere, ci troviamo di nuovo in mezzo alle frasche, mica nei prati, nelle campagne. Non sapere che fare. Perché dobbiamo andare a visitare Villa Giulia. Ma prima di Villa Giulia abbiamo trovato un altro edificio, un'altra casa abbandonata, che è pochi metri prima di questa Villa Giulia. Ce l'abbiamo qua davanti, adesso entriamo e vediamo, gli diamo un'occhiata. Ok, a tra poco. Ciao ragazzi, allora purtroppo, come avete potuto vedere da questo piccolo spezzettone di video, doveva esserci un continuo, ok? Dovevamo arrivare alla Villa Giulia, purtroppo non ci siamo arrivati, ma ci ritorneremo in questo luogo perché lo voglio visitare. Ma che cosa è successo? Allora, prima di tutto siamo arrivati in questa prima casa abbandonata. Ho parcheggiato, come avete visto, la macchina dietro di noi, parcheggiato tranquillo, ho fatto la intro del video, poi ho stoppato il video e l'ho fatto ripartire di nuovo quando eravamo dentro alla casa. Anzi, abbiamo fatto prima un giro di tutto il cortile e poi dentro la casa ho filmato, ok? Poi siamo usciti, ci siamo diretti verso Villa Giulia e da lì è successo il bordello, perché siamo entrati con la macchina in una via sterrata e fin lì tutto a posto, una via sterrata, solo che poi andando più avanti più avanti di scusate, di questa strada, ci siamo imbattuti praticamente in un punto dove c'erano i cespugli, i rovi che erano abbastanza sul vialetto, sulla stradina, quindi passando con la macchina io toccavo tutti questi rametti, c'erano le spine, cavolate varie. A un certo punto Beppe si affaccia dal finestrino della sua parte e mi fa: Adri, non guardare la macchina. Guardo dallo specchietto, la macchina era tutta rigata, tutta ragazzi, tutta, era in uno stato pietoso. Allora gli faccio: senti, non conviene andare avanti perché qua mi sa che è tutta così questa strada, cioè rovina ancora di più la macchina. Allora piano piano ho cercato di andare indietro, che non si vedeva una mazza, perché la mia macchina dietro hai un otto grande, ma comunque è anche alta, quindi ti dovevi regolare con gli specchietti così. Ed ero entrato non nel panico, ma ero nervoso, ero veramente nervoso. Allora mi fa: senti, vuoi che te la guido io, perché vedo che non sei tranquillo, te la guido io fino ad arrivare di nuovo nella strada normale. E ho detto: vabbè, dai, guidala tu. Quindi lui si è messo alla guida, io gli ho fatto da navigatore fuori dalla macchina, gli dicevo solo: vai, vieni dritto, gira a destra, gira a sinistra, perché comunque dal lato sinistro avevamo anche comunque un piccolo dirupo, cioè nel senso c'era il campo ma con un piccolo fosso, quindi da non entrarci con le ruote. Comunque fatto sta, piano piano siamo riusciti ad uscire da questa stradina delle balle. Ho guardato la macchina tutta intorno, ragazzi, era tutta una riga, tutta, e per fortuna erano righe superficiali, cioè cosa vuol dire? Erano delle righe non profonde, che già vedevo che passandoli il dito un po' si andavano a sbiadire. Ho detto: quindi in teoria con la pasta abrasiva e con il pollice, lucidandola per bene, dovrei farla ritornare di nuovo come nuova, ok? Siamo andati a casa, lui è andato a casa così, io con mio fratello siamo andati all'autolavaggio. Guardate, volevo fare il video, però ero troppo nervoso, quindi io quando sono nervoso non ho voglia di fare video, non ho voglia di fare niente. Ho detto: la sistemo e ne parlo poi in un video da più tranquillo. Comunque siamo andati a lavarla,
Tra l'altro si è messo a diluviare mentre la stava lavando, comunque, quindi abbiamo aspettato che smettesse un po' di piovere, l'abbiamo riportata in garage, sotto la tettoia, asciugata completamente e devo dirvi già che le righe si notavano di meno perché abbiamo tolto la sporcizia, il più grosso. Boh. Poi verso sera è venuto giù Beppe. Ci siamo presi pasta abrasiva e il polish, mi ha dato una mano, abbiamo cominciato a fare una fiancata e ragazzi, per fortuna, la prima fiancata, quella del lato guida, è venuta di nuovo perfetta. Oggi è domenica, noi siamo andati sabato, ieri, stamattina io mi sono svegliato, era verso le 11, 11 e mezza, non ho neanche pranzato, ho fatto colazione perché volevo sistemarmi la macchina. Sono andato giù, sono messo lì di santa pazienza, faceva un caldo bestia, ma comunque ero all'ombra e ho passato prima la pasta abrasiva nelle righe, quelle un po' più che si vedevano di più, ok? Ho passato la pasta abrasiva, con lo straccio l'ho lucidata e poi con tutto il polish l'ho fatta praticamente tutta, gli ho dato diverse mani perché continuavo a vedersi qualche righetta che a me mi dava fastidio. Comunque, ragazzi, sono riuscito a farla tornare di nuovo come era nuova, ok? Adesso è bella lucida, non ha più una riga. Tra l'altro mi sono accorto lucidandola che ha comunque delle pecche. Qualcuno si vede uscendo dai parcheggi, mi ha graffiato sotto il paraurti, poi andando sempre in tangenziale per il lavoro, la vernice in alcuni punti è saltata, quindi proprio perfetta non lo è, però ragazzi vi dico, guardate, era in uno stato pietoso, tutte e due le fiancate, non era una riga, erano tante righe perché c'erano i cespugli che hanno graffiato proprio tutte le fiancate. Mamma mia, guardate ragazzi, se ero ancora con l'Abarth, a parte che secondo me con l'Abarth non so se sarei andato lì dentro. Con questo ho detto, ma proviamo piano piano. Invece ho fatto male, mi è servito da lezione. Adesso quando ci ritorno mi cercherò un posticino dove metterla e quella strada è da fare assolutamente a piedi. Però ragazzi, tolto la macchina che abbiamo risolto, tutto a posto, bella lucida, io comunque avevo fatto il video di questa casa abbandonata, quindi c'è il primo pezzo che avete visto. Il secondo pezzo vado per prenderlo sul computer, non so perché non si vede, non si vede. Quello che ho fatto esternamente della casa si vede che è quello che avete appena visto. Il secondo non mi dice che ha rilevato un errore, non riesco a recuperarlo. Quindi se devo ritornare lì dovrò rifare anche il video di questa casa. Non so se è un caso, se ho sbagliato io a schiacciare qualcosa, se forse non ho schiacciato stop, ho tolto il telefono, non lo so. Perché in questa casa che dovevo andare a vedere, Villa Giulia, si dice che era, se non ricordo male, una villeggiatura per bambini, ok? E questi bambini, alcuni, sono morti lì dentro e sono morti anche vicino a un fiume che è proprio lì vicino. Ma chissà, può darsi che non volevano che facessi il video, che ne so, qualche spirito nelle vicinanze non voleva che facessi il video di questa casetta. Boh, tutto può essere. Adesso, tanto, non so, forse la prossima settimana, vediamo anche se Beppe c'è, ci dovrò ritornare, la macchina la lascio da un'altra parte e faremo la strada a piedi e farò il video. Speriamo che si veda. E boh, ragazzi, nel frattempo spero che vi sia piaciuto anche questo video, se è così iscrivetevi al canale qua sotto, lasciate un commento, un like, e noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao belli. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.